un ottimo portiere. Opportunità intanto per la conclusione del gol. Passa in vantaggio con Campagnaro la Fiorentina. Gustavo Campagnaro con il sinistro dentro l'area. Passa in vantaggio la Fiorentina. Pallone terminato sul sinistro di Gustavo Campagnaro. Un partito velocemente per il passaggio dentro su Campagnaro. Un giocatore che mi hanno detto e hanno parlato molto bene i propri compagni e chi lo ha visto in questi pochi giorni. Un giocatore di ottima qualità, di grande capacità tecniche. Nuovamente per Matus. Verticalizzazione per Campagnaro. Entra in area Campagnaro, un diagonale con il destro. Sì, una grande accelerazione e anche una buona tecnica. Campagnaro, destro, palla dentro, ha segnato Kenneth Zocore. Gran corner di Campagnaro e rete da attaccante vero. C'è un po' di silenzio, Campagnaro, destro e gol! Ha segnato Gustavo Campagnaro e ora lo possiamo dire, Fiorentina in semifinale, sarà Fiorentina-Roma la semifinale di questo Viareggio. Questo pallone vagante, mettilo giù, a servire Baccarin, due su Baccarin, poi Alan, è buono il cross, arriva Campagnaro e gol! Ha segnato Campagnaro, Fiorentina in vantaggio 1-0 al Poggioloni. Ancora per Camporese il suggerimento, Campagnaro. Campagnaro, buonissima la visione, Campagnaro, calcio d'angolo per Campagnaro, il colpo di testa telefonato, ancora per Salifu intanto, Salifu prova a entrare in area, nuovamente verso Campagnaro. Salifu Acustì, che è un giocatore che abbiamo visto all'opera tante volte, è stato molto molto bravo. Affidata proprio al capitano Daniel Aguiei, la Fiorentina vince la Supercoppa Primavera Team 2011. Ed è anche bello appunto, comunque in una situazione, come dicevamo, di legame con il territorio, però... I could stay awake,
just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping.